Don Nicola Fioriti, da poco tempo, parroco di San Marco Evangelista a Vasto. Sono giorni di festa, è il giorno del Natale, per i cristiani è la grande festa della nascita di Gesù. In tutti quelli che sono i messaggi che passano per il Natale, qual è per i cristiani il cuore di questa giornata? A me piace sempre soffermarmi sull'immagine del presepe e su quel bambino che nasce lì, povero, in una grotta, e piace immaginarlo che piange, perché nella storia, nei racconti antichi, i protagonisti piangono sempre. Si parte sempre da una realtà di fatica del protagonista. Basta immaginare Ulisse, che lo troviamo nell'isola di Calipso, che piange perché aspetta, desidera tornare dalla moglie. E proprio lì, in quell'isola, mentre Calipso dice a Ulisse: ma qui hai tutto, di che cosa ti manca? Ulisse dice: mi manca il legame con mia moglie, con mio padre. Allora, perché mi piace immaginare il bambino che piange? Perché è come se piangesse la mancanza del legame che c'è tra Dio e l'uomo. Questa assenza, potremmo dire così, di una forte attenzione l'uno nei confronti dell'altro. Allora questo bambino che nasce ci viene a ricordare che ciò che conta davvero per un credente, per un cristiano, è coltivare legami e vivere, potremmo dire così, la storia da protagonista. Gesù è un protagonista perché è colui che per primo lotta, no? Nel senso etimologico, protagonista significa proprio questo, colui che per primo inizia la lotta. Allora, qual è questa lotta? È la lotta dei legami quotidiani, legame con Dio e legame con gli altri. E sempre nel presepe c'è una bellissima immagine di un pastorello. In tutti i presepi normalmente c'è un pastorello che è mediato dalla tradizione siciliana, che ha lo sguardo rivolto verso il cielo a scrutare l'orizzonte, perché è l'unico che tra tutti si accorge che c'è una stella strana. E allora vivere da protagonisti questo Natale, ma più in generale l'esperienza cristiana, credo che significhi avere sempre lo sguardo rivolto verso l'altro, cioè la capacità di cogliere ciò che ci viene dall'altro. Allora vorrei dire che l'augurio del Natale, l'augurio per Natale, è quello di imparare a coltivare dei buoni legami, sapendo che le nostre fragilità sono un'occasione, le nostre lacrime, il nostro pianto è un'occasione per capire che cosa ci lega veramente a Dio e agli altri, e secondo, avere uno sguardo rivolto verso l'alto, capace di scorgere quelle stelle, quell'orizzonte che talvolta, perché con lo sguardo chino, non riusciamo a cogliere.